Salve gente, sono Larus ed eccomi qua in una nuova serie che voglio fare non su Crusader Kings, però su giochi che meritano parte della vostra attenzione, conosciuti o meno, non importa. Giochi che secondo me meritano un po' della vostra attenzione, principalmente di strategia, ma anche chi può dire altri tipi di giochi, qualsiasi tipo. E oggi volevo appunto iniziare con Crusader Kings 2. A proposito, voglio precisare questi giochi qui che farò solo una puntata per il gioco. Ma comunque se il gioco piace abbastanza, forse in futuro potrò anche fare una serie. Assolutamente, questo più che altro dipende da voi, dipende da se è possibile fare una serie su questo gioco. Il gioco che volevo portarvi oggi è Crusader Kings 2. Volevo spiegarvi un po' le sue meccaniche, che cos'è e come si gioca, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, Crusader Kings 2 è un gioco della Paradox di strategia, sviluppato, pubblicato dalla Paradox. Noti sviluppatori di giochi di strategia come Hearthfire, Europa Universalis, Sengoku, e posso andare avanti, Victoria, eccetera, eccetera, eccetera. I giochi di strategia della Paradox sono noti perché in questi giochi non abbiamo proprio una visuale cinematica. Per tutto il gioco vediamo la mappa di gioco, questa mappa qui, ovviamente senza tutti gli altri banner, altre cose, in interfaccia un po' modificata. Però praticamente noi vediamo questo durante la partita, che piace o meno, però ha comunque il suo stile. Anche se può sembrare abbastanza poco profondo grazie a questa visuale qui, i giochi delle Paradox sono veramente di una profondità mostruosa, particolarmente Crusader Kings. Crusader Kings è proprio in particolare che è un gioco molto complesso e da capire e vi dico, io ci ho fatto 40-50 ore di gioco perché è molto interessante, però io l'ho comprato per i primi 3 mesi, ci ho giocato un paio di volte, ci cioè avrò giocato 5 ore di gioco. Per esempio, però non riuscivo tanto ad andare avanti perché non riuscivo tanto a capirci. Però appena ci ho capito come funziona, è un gioco che è una droga, veramente. E comunque, perché è così complicato? Crusader Kings 2 in particolare, rispetto ai giochi della Paradox. Perché qua in Crusader Kings noi non dobbiamo comandare proprio una fazione, una civiltà. Noi dobbiamo comandare una dinastia. O meglio, un personaggio che fa parte di una dinastia. E quindi comandiamo proprio una persona che ovviamente ha dei poteri politici, tipo ha dei feudi da governare, da dei personaggi da comandare, eccetera, eccetera. E praticamente possiamo. Ambientata nel Medioevo, stavo dimenticando di dire questo, ma credo che fosse ovvio. E noi praticamente possiamo fare qualsiasi personaggio regnante su qualsiasi regione in 400 anni. Tipo, possiamo fare, per esempio, un esempio proprio particolare, il Sacro Romano Impero che ha un casino di vassalli. E possiamo fare sia il Kaiser del Sacro Romano Impero, ma possiamo pure fare, metti caso, il feudatario che regna in questa regione, che al momento è Duke Conrad I di Lussemburgo, per esempio, che è appunto Lussemburgo e la sua regione. Oppure possiamo fare anche, se abbiamo soprattutto i DLC, anche le fazioni arabe, però io non c'ho il DLC, oppure le famiglie degli stati mercantili, delle repubbliche marinare, ecco, tipo Venezia, poi c'è le Gotland al nord, nel Mar Baltico, Genova, Pisa, e poi dopo ne sbuca un'altra da qualche parte. Ah, c'è Ancona che sbuca più tardi, però. E comunque possiamo comandare tutti questi stati qui. E quindi è un gioco molto particolare. E volevo comunque innanzitutto partire con la Danimarca, che è uno stato buono, con la dinastia degli Elving al comando. Abbastanza nota come dinastia in Danimarca, cioè ha governato per un bel po'. E comunque partiamo con il regnante di Danimarca, Re Sven II. Ah, dimenticavo, è un gioco molto accurato a livello storico. E tipo, la maggior parte dei personaggi, tipo il 90%, sono veramente esistiti.
Ovviamente se si va avanti nel gioco nasceranno nuovi personaggi, ovviamente non è che spesso nascono lo stesso medesimo personaggio, tipo se ne creano di nuovi inventati, ovviamente. Però tipo nella situazione di partenza tutti i personaggi sono proprio quelli lì, non è che ce n'è qualcuno inventato, tipo appunto possiamo anche guardare sul link di Wikipedia spesso, ovviamente non nei personaggi proprio sconosciuti al massimo, e difatti hanno... La Paradox ha fatto una ricerca storica allucinante per sviluppare questo gioco. Ok, noi comandiamo la Danimarca, o meglio, comandiamo la Danimarca, il nostro feudo, e i sottofeudi della Danimarca e i feudatari. E in primis, però, noi comandiamo il nostro personaggio, che ha le proprie caratteristiche, tipo Sven, secondo di Danimarca, è un abile amministratore. Molto abile. È un po' basso di erudizione, di intrigo e di diplomazia, però è abbastanza bravo se la cava come militare. È un tocco di Mida. Ha un'abilità che è chiamata tocco di Mida. È lussurioso, iracondo, fanatico e giusto. Tutte queste caratteristiche vanno a influenzare le sue prestazioni in gioco e le cose che accadranno in game ci daranno più possibilità. Per esempio, se noi siamo giusti, in certe situazioni di dialogo, in certe situazioni speciali, noi possiamo adottare delle opzioni che prima non erano adottabili. Oppure, se noi abbiamo alta amministrazione, possiamo fare certe scelte. Oppure, metti caso, se abbiamo bassa erudizione, può capitare che abbiamo certi problemi nel gestire determinate situazioni. Ma più che altro questo capita quando abbiamo bassa amministrazione, tipo quando abbiamo amministrazione 1 o 2. O anche zero, può capitare che si vanno a creare delle gilde di ladri o gilde di contrabbandieri nelle nostre città. E comunque tutte queste abilità sono molto importanti. La diplomazia, come suggerisce il nome, serve per relazionarsi con altri personaggi. Marzialità serve per comandare i nostri uomini in battaglia. Amministrazione per prendere le tasse dallo Stato, cioè per avere più efficienza nel prendere tasse alla fine. Poche parole quello, e anche per amministrare in totale il nostro stato. Più abbiamo alta amministrazione, più feudi possiamo governare nello stesso momento. Intrigo serve per sviluppare appunto degli intrighi, dei complotti, erudizioni. Invece non ho mai capito tanto che cosa serva, credo che sia legata alla religione, qualcosa del genere, però proprio se siamo dei vescovi, però non lo siamo, quindi possiamo anche starcene abbastanza tranquilli. Noi, come possiamo vedere, abbiamo... Oh mio Dio, quanti figli che abbiamo! Abbiamo uno, due... Vabbè, uno è morto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici figli. Mannaggia, ci siamo proprio dati da fare. Infatti nostra moglie è morta, chissà perché. Mi sa che dopo 14 figli inizi anche a perdere un po' di colpi. E comunque il nostro gioco andrà avanti in una maniera particolare. Visto che noi comandiamo il nostro personaggio, quando il nostro personaggio creperà, ovviamente non possiamo più utilizzarlo. E chi utilizzeremo allora? Utilizzeremo il nostro erede di sangue, che attualmente è Principe Sven di Danimarca. Che ha messo un po' male, però, vabbè, 16 anni, dai. E comunque. Noi comanderemo il nostro principe Sven di Danimarca e se farà altri figli comanderemo i suoi figli, dei suoi figli, dei suoi figli, dei suoi figli. Però può anche darsi che non comandiamo proprio il nostro primogenito, perché certi stati hanno delle leggi di successioni abbastanza particolari. Tipo, negli stati nordici, principalmente la Danimarca, Norvegia o Sacro Romano Impero, o Polonia mi pare. La Polonia non ne sono sicuro, Danimarca, Norvegia e Sacro Romano Impero sono sicurissimo. Hanno delle leggi di successione abbastanza particolari. Tipo, esistono diversi tipi. Innanzitutto esiste per quella di genere, che è agnatica, cognatica e agnatica, cognatica. Quella agnatica, che praticamente solo i maschi possono ereditare, anche se abbiamo delle figlie femmine non possono ereditare nulla. Cognatica, assoluta possono... Sia le femmine possono ereditare nello stesso modo dei maschi, e agnatica cognatica che i maschi possono
possono ereditare principalmente, però se non abbiamo eredi maschi va per femmine. Più o meno la maggior parte degli stati è così. Credo che in Francia fosse, oppure in Castiglia, fosse cognatica assoluta, ma non voglio sparare cazzate. Oppure negli califfati sia agnatica, ma non mi ricordo tanto. E poi dopo c'è la legge di successione, che praticamente sono proprio come va avanti il nostro impero. Dipende molto dal tipo di leggi di autorità della corona che abbiamo, però non sto nemmeno a spiegarvi questo, ve lo spiego un po' dopo. Esistono alla fine quattro leggi di successione. La Javel King, che praticamente i nostri feudi vengono spartiti tra i figli. E questo crea dei piccoli stati alla morte di un sovrano. E non credo che ci sia qualche stato che abbia la Javel King. Forse c'è la Novgorod. Non mi ricordo tanto. Poi c'è l'anzianità, che praticamente il membro più anziano della famiglia prende l'eredità quando l'altro muore. E questo mi ricordo che ce l'avevano i Savoia, i Savoia, l'anzianità. La primogenitura è quella più diffusa, praticamente che il primogenito prende la successione, l'ultimo genitore che l'ultimo genito prende la successione. Me ne ho dimenticato un'altra, è l'elezione, quella che ho io, che praticamente i sovrani, tutti i vassalli si mettono lì e votano il prossimo, tra i vassalli che ci sono, votano chi deve avere il regno. Questa qua è una delle scelte che appunto hanno Norvegia, Danimarca e Sacro Romano Impero. È praticamente una delle più migliori secondo me, perché crea abbastanza, non troppi casini durante la successione di un vassallo. Ok, innanzitutto noi dobbiamo scegliere un'ambizione. Diciamo, le ambizioni servono per scegliere appunto il nostro cammino e il nostro personaggio. Possiamo scegliere di migliorare certe abilità, oppure diventare re, diventare qualsiasi cosa. Io adesso, metti caso, voglio sposarmi. Desidero sposarmi perché mia moglie è morta e io voglio sposarmi. Qui possono sposarci con praticamente tutti i personaggi del mondo, non sposati ovviamente, donne. E possiamo sposarci anche facendo i matrimoni diplomatici. Almeno io faccio sempre così perché è una scelta abbastanza buona. E attraverso i matrimoni diplomatici possiamo fare di tutto. E comunque, noi possiamo sposarci più o meno con tutti e sposandoci con certe persone potremmo avere dei vantaggi. Per esempio, proprio un esempio che c'è all'inizio del gioco. Matilda, duchessa di Toscana, che è al vassallo del Sacro Romano Impero, non ha figli, non ha un marito e non ha fratelli. E quindi il suo erede non fa più parte della sua dinastia. E se noi ci sposiamo con lei, metti caso, e abbiamo dei figli, i nostri figli avranno in eredità il ducato di Toscana, a meno che succede che la depongono come regina oppure qualche altro intrigo. E di solito succede così, tipo, per esempio, per fare un matrimonio diplomatico intelligente, in teoria bisognerebbe fare in modo che la nostra dinastia si sparga più o meno per il mondo e prendere punti. E io voglio sposarmi appunto con Matilda, che facendo un matrimonio patriarcale, praticamente che i miei figli porteranno il nome della mia dinastia, ovviamente loro saranno i miei eredi. Quindi vado un po' avanti. Ok. Ora anche devo far sposare mio figlio. Ah sì, hanno accettato le richieste a matrimonio e facciamo nozze private. Ok. Ho realizzato la mia ambizione e adesso voglio far sposare mio figlio. Mio figlio invece, non so con chi farlo sposare. Lo farò sposare con una famiglia potente. Magari i norvegesi, fare un matrimonio diplomatico con loro potrebbe essere una buona scelta. Sì, perché sono praticamente da me. Oh. Sì.
Oh, formidabile Ren Sven II. La vostra saggezza e la vostra clemenza sono leggendarie. Proponiamo che il principe Ingi Svezia e la principessa Sigrid di Danimarca si sposino. Ok, Re Sven Stenkil I ha voluto fare un matrimonio diplomatico con noi. Ovviamente è una buona cosa, secondo me, al momento, allearci con la Svezia, per esempio. Perché meglio allearci con famiglie nordiche. Magari in futuro, forse tra alcune generazioni, possiamo anche dichiarargli guerra, però al momento possiamo accettare. A proposito di guerre, tanto scelgo un'ambizione. Qui non possiamo dichiarare guerre a Muzzo, contro chi cazzo ci pare. Noi dobbiamo dichiarare guerre in modo saggio. Perché noi dobbiamo avere delle rivendicazioni per dichiarare guerra a qualcuno. Per esempio, vediamo qui a Ljubice, un piccolo staterello, veramente piccolo. Andiamo da lui, possiamo dichiarargli guerra. Noi abbiamo una rivendicazione di diritto su Ljubice. Perché? Noi siamo il re di. Comunque sono delle scelte di dialogo queste, non ve le sto a leggere tutte, se no finiamo domani. Noi siamo re di Svezia. Essendo re di Svezia, io ho diritto a tutte le terre che di diritto dovrebbero essere del regno di Svezia che non fanno parte del mio impero. Vediamo, per vedere le terre che sono di mio diritto, dobbiamo vedere qui. Regni de jure. Questi qua non sono regni veramente esistenti, diciamo che sono regni di diritto. Come potete vedere, il mio regno di Danimarca, io ho tutta questa zona qui, mi mancano queste terre per completare il regno. E una di queste terre è appunto il Ljubice, che possiamo dichiarare guerra e conquistare. Essendo re di Svezia, cioè di Svezia e di Danimarca, posso fare questa mossa. Però se non ero re non potevo già subito, per dirvi. Quindi, visto che è un piccolo staterello, e visto che ho un casus belli, una rivendicazione forte, possiamo dichiarare guerra. Ora, possiamo anche chiamare gli alleati, ma non lo farò. Perché dovrebbe essere una guerra abbastanza facile. Mobilitiamo le nostre leve. Ora, noi non dovremmo comandare le nostre truppe in battaglia, però in generale le battaglie si svolgono in base all'abilità dei nostri generali. Ovvero, se noi i generali al comando, che di solito io, di solito il cancelliere e il re di solito vanno in battaglia. Le unità che sottostanno a loro hanno una certa abilità in base alla loro marzialità. Vi ricordate quell'abilità che avevamo visto qui? Oh, sono diventato stressato, tristes. Si può morire di stress qui, purtroppo. Comunque, visto che noi abbiamo questi eserciti qui, alla fine sono battaglie che sembrano più che altro di numero. Oh, un altro matrimonio diplomatico. Ma sì, dai, facciamo proprio un matrimonio diplomatico. Diplomatici a manetta. Ah, il re di Norvegia mi ha chiamato per combattere contro l'Inghilterra. Oh, non so. Ma sì, accettiamo. Intanto non andrò a combattere, però giusto per dargli una mano. Così faccio vedere che sono figo. E alla fine le battaglie noi non le comandiamo in primo. Ah sì, no, per i tutorial bambini. Comunque, alla fine, in battaglia noi non comandiamo. Va più che altro a Muzzo, se posso dire. Dipende dall'abilità che hanno i nostri generali in battaglia. E noi andiamo qui a marciare contro questo piccolo staterello. Piccolino, piccolino. Povero staterello, gli faremo molto male. Ora, vi voglio parlare un attimo del nostro consiglio. Essendo re, io ho un determinato consiglio, che c'è un cancelliere, un maresciallo, un intendente, un capo delle spie e un cappellano di corte. Ognuna di queste persone ha una determinata abilità e sono specializzate in determinate, appunto, questioni. Il cancelliere è specializzato nella diplomazia. Invece, il maresciallo è specializzato nel comando e nelle. Oh mio Dio, un altro matrimonio diplomatico.
Ah, ci stanno chiedendo aiuto gli svedesi per la guerra civile in Svezia. Tra Apla. Ah, si è scisso l'impero. Ah, è per questo. A proposito di guerre civili, qua succedono sempre un casino di guerre stranissime. E comunque, ne sto dicendo. Il nostro maresciallo, appunto, dovrà addestrare truppe, ricercare tecnologie militari e fare tutte queste. E comandare truppe in battaglia. Il nostro intendente invece è quello che si occupa più che altro del denaro del nostro impero. Più o meno quello lì che controlla i soldi. E noi gli possiamo dare tipo il compito di riscuotere tasse, supervisionare costruzioni di edifici, tutte queste cose qui abbastanza burocratiche. Poi c'è il capo delle spie che si occupa di intrighi scoprire complotti. E ricerca di tecnologie, invece il cappellano di corte serve per convertire la popolazione, per ricercare la tecnologia e per migliorare relazioni diplomatiche con le teocrazie. Le teocrazie, per farvi capire, sono più che altro gli stati che hanno potere religioso, che sono tipo lo stato pontificio, e dopo in futuro si creerà l'ordine teutonico qui, però in futuro se si crea. Quegli stati lì, per esempio. Comunque, cosa stavo dicendo? Mi sono perso. Che cosa parlare? Cosa parlare? Cosa parlare? Ecco, avete visto? Qua c'è stata una piccola battaglia. Alla fine, io, come avete visto, non c'è stata alcuna animazione. C'erano le truppe che si ammazzavano. Più che altro va in base a che unità abbiamo, quante ne abbiamo e come si comportano in battaglia. Nel nostro esercito esistono 9, anzi 7, non mi ricordo di preciso, forse 9 tipi di unità: fanteria leggera, fanteria pesante, picchieri, arcieri, cavalleggeri, cavalleria pesante e basta. E poi dopo arcieri a cavallo, mi ero dimenticato. Determinate truppe servono in determinate fasi dello scontro. Per esempio, la cavalleria leggera serve per inseguire il nemico, la cavalleria pesante serve più che altro a mandare l'attacco di mischia, invece la cavalleria con arco serve nella fase iniziale della battaglia assieme agli arcieri. E la fanteria corpo a corpo e i picchieri servono durante la mischia, i picchieri più nella difesa, fanteria leggera e fanteria pesante servono per andare proprio nell'attacco micidiale. E le battaglie si svolgono in questo determinato modo. Noi, per aumentare il numero dei nostri soldati, dobbiamo migliorare gli edifici che abbiamo, le determinate contee, nelle determinate città. Per esempio, noi, vediamo un po', noi siamo re Sven II. Andiamo a dare un'occhiata a che cosa abbiamo noi, qual è il nostro diritto. Noi abbiamo il Regno di Danimarca, in primis. Controlliamo la contea di Scania, che è questa cosa qui che lampeggia, con tutte le sotto città che ci sono. La contea di Halland. La contea di Blackridge. Blackridge, anzi. La contea di Selandia, ma non tutte, credo. Poi dopo la contea di Jutland. Praticamente in tutte queste contee qua noi controlliamo qualcosa. Per esempio, c'è il castello che mi pare che fosse nostro, sì, più o meno tutto è nostro perché noi abbiamo una grande amministrazione. E in tutte queste zone qui abbiamo il nostro controllo. Nelle altre zone, tipo. Ah, mio fratello è preoccupato che non è ancora sposato. Gli farò un matrimonio diplomatico con. No, con la principessa di Francia no, non mi piace tanto. Con Contessa di Reggio, va? Trovo qualcosa di soddisfacente. Comunque, cosa stavo dicendo? Mi sono perso. E altre regioni, tipo la Holstein, bene, non ho accettato il matrimonio, e la Fiona, sono controllate da altre persone. Che, per esempio, vado qui, non posso fare nulla di loro controllo. Ok.
il mio figlio ha un ritardo dell'apprendimento del linguaggio. Ah, possiamo fare determinate situazioni. Tipo, questo gioco qua è anche un miscuglio con delle meccaniche rolistiche. Spesso capita di avere delle situazioni in mano e decidere con delle finestre di dialogo come succede adesso. Tipo, possiamo incoraggiarlo e può esserci una probabilità che attiene il tratto fiducioso, un altro accidioso, avido e balbuziente, che ognuno darà delle alternative diverse, delle determinate cose capiteranno. E comunque, vediamo un po'. Tira fuori le parole da Daniels. Vediamo. Vediamo un po'. Balbuziente, diligente. Proviamo questo qua. Proviamo diligente. Abbiamo 45% di probabilità. Vediamo un po'. Oh no, ha iniziato a balbettare. Merda, merda, merda. Sta diventando come me. Perfetto. No, no. Poverino. Dai, mio figlio è diventato balbuziente, capita, dai. Ha un malus di intrigo. Oh, mia moglie è morta? Ah, minchia, proprio una sfiga, eh. Allora, con chi ci sposiamo adesso? Con Teodora. No. Facciamo matrimonio diplomatico con l'Inghilterra. No, ma non con delle bambine, per piacere. Non abbiamo tante alternative noi. Con Anna, principessa in Bisanzio, che quando diventerà grande possiamo sposarci magari, perché ha ancora 14 anni. Quando avrà 16 anni potrà sposarmi. Che brutto. Io ho 48 anni e mi devo sposare con una di 14 anni. Cioè io ho scelto sposare una di 14 anni, poverina. Però andrà in Svezia. Il Basileus ha consentito e abbiamo fatto una promessa di matrimonio. Abbiamo vinto l'assedio e una parte dell'assedio è andata a posto. Dobbiamo ancora fare un'altra parte dell'assedio, che gli assedi sono abbastanza lunghi. Possiamo decidere di attaccare direttamente, ma a volte perdiamo tante unità e non lo consiglio. Comunque, come vi ho visto prima, fatto come ho visto, vi ho fatto vedere prima. Ci sono le nostre unità che hanno, i nostri vassalli, anzi, che hanno dei determinati regni, delle determinate contee da governare. E ovviamente in quelle contee lì hanno, in base alla legge di autorità della corona, hanno delle unità a loro disposizione. E noi possiamo chiamare, prima ho chiamato le mie unità, perché non avevo voglia di chiamare quelle vassalle, però posso comunque chiamare quelle delle vassalli, che sono tipo, per la legge di successione, cioè della legge dell'autorità della corona che ho io, che è minima, mi pare, non posso chiamare tutte, mi pare solo il 30%, che comunque è abbastanza. E comunque, chiamiamo questa unità qui, più che altro per mandare questa unità ad aiutare gli svedesi nella loro guerra civile. Ah, grande Sven. Ah, la Lubice si sta arrendendo. Va bene, accettiamo. Ok, abbiamo vinto. Abbiamo conquistato questa piccola zona. Ed è diventata mia. Bello. Ora, queste unità qui mi serviranno perché dovrò attaccare a dare una mano agli svedesi. Comunque, che cavolo volevo dire? Mi sono perso. Ah già, le autorità, le leggi dell'autorità della corona. Le autorità della corona sono delle leggi molto importanti, che possono essere fatte dopo 10 anni di regno e una volta per regnante. Tipo io se scelgo di cambiare le leggi della corona, non posso più farlo per tutta la mia vita. Al prossimo re potrò, però a questo no. E in base alla legge dell'autorità della corona, praticamente si dà più libertà ai vassalli. Più è minima, più c'è libertà. Più è massima, più
più la corona e influenze. Influenze, sì. Oddio. Ah, uno ha richiesto di essere cappellano di corte. Ah, sì, accettiamo. Così cambiamo cappellano di corte un po'. Comunque, in base all'autorità della corona, ci sono diverse categorie di successione, diverse categorie di vassalli. Per esempio, con quella minima, che i nostri vassalli hanno proprio libertà assoluta nei loro feudi. Possono governare come vogliono, possono dichiararsi guerra a vicenda, i vassalli. Possono fare praticamente tutto quello che vogliono. Possono avere un loro consiglio, possono avere quello che vogliono. Però sono nostri alleati. E noi comandiamo loro alla fine, cioè quando gli chiediamo di entrare in guerra, loro ci devono dare tot unità. Con quella bassa è già un po' più diverso. Dovranno ovviamente dare una parte dei loro prelievi fiscali, che è in una piccola parte. Adesso non mi danno nulla, tutto quello che guadagnano si tengono. E ovviamente prendiamo con questa legge bassa, possiamo anche revocare i titoli. Per esempio, se ho la legge di successione bassa, posso andare a sto qua. Tu mi stai sul culo, figlio. Non ti do più questa terra qui. Posso revocare il titolo, però non posso. Sì, qua c'è scritto che revoca titolo, però non posso perché non ho un'autorità della corona elevata. Ce l'ho bassa. E quindi non si può. Se noi più è alta la corona, più abbiamo possibilità di fare determinate cose, i vassalli hanno meno possibilità. Però più è elevata, più i nostri vassalli saranno scontenti contro di noi. Adesso non c'è nessun malus perché è minima e secondo me io mi trovo molto bene con la minima. Oh, il re di Norvegia mi ha chiesto di andare contro... Ah sì, dai. Contro questa regione pagana. E quindi, in base a tutte queste caratteristiche, noi possiamo governare lo nostro impero in modo diverso. Ovviamente, essere vassallo di un regno con l'autorità della corona bassa o annulla è molto più semplice che essere re di, cioè vassallo di un regno con autorità della corona massima. Ah, chiedo un matrimonio diplomatico tra re Olav, che è lui, e mia figlia. Sì. Così uniamo proprio le casate. Ovviamente do le mie figlie in moglie al nord e poi cerco di maritarmi con i miei figli al sud. Avere tipo... Il mio lampadario sta crepando, aspettate. Ok, risolto tutto. Oh, mio figlio è morto. E chi ha preso in eredità le sue terre? Io. C'è qualcosa che non mi torna. Mi hanno rubato qualche terra? Ah già, perché non ve l'ho spiegato. In questo gioco qua è pieno di intrighi. Cioè, voi vi girate a qualche lato, c'è un intrigo da un altro. Ci sono sempre intrighi. Intrighi dappertutto. Oh, sì. Va bene. Ci sono sempre, sempre, sempre intrighi. E difatti si vanno sempre a creare. Quando il tuo personaggio muore e ci sono dei pretendenti al trono. Quando ci sono dei pretendenti al trono c'è di solito una guerra civile. Quando vogliono fare delle leggi di successione, oppure quando c'è un determinato erede c'è una guerra civile. Ci sono sempre guerre, ci sono sempre intrighi, eccetera, eccetera. Difatti noi abbiamo l'opportunità di fare intrighi. Noi possiamo andare a un personaggio che non ci sta particolarmente simpatico. Che ne so, facendo un banale esempio. Vediamo, vediamo, vediamo. Nostra figlia, che è sposata con... Era sposata col conte Rognar. Se... Anzi, questo qui.
No, 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 no. Meglio continuare con Melchior, perché praticamente ci sono un po' di intrighi strani comunque. Noi possiamo andare a una certa persona e volendo possiamo ammazzarla. Possiamo decidere di assassinarla. Ovviamente c'è un determinato grado di probabilità. E noi possiamo chiamare altre persone, se li va, di partecipare a questo intrigo. E volendo io posso uccidere il re di Norvegia. Io non so se mi convenga o meno. Quindi non credo che convenga tanto, però noi volendo possiamo, ovvio, noi non ci serve assolutamente a nulla. Revoca. No, 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 no. Non so che cavolo ho fatto. Ah. Niente, stavo facendo cazzate. E comunque noi possiamo decidere di fare questi assassini o ammazzare determinate persone per determinati scopi. Tipo, qua avete visto che prima c'era stata una guerra civile in Svezia. Di solito, se voi fate gli svedesi, succede. Di solito questa guerra civile qui, il 93% dei casi, accade. Perché è una guerra inevitabile. Che c'è più o meno sempre. Perché la Svezia ha due casate maggiori. Quella. Aspetta, adesso non mi ricordo. La Hafsten. Stenkil. E la Hafmunso. La Hafmunso e la Hafstenkin però sono molto legate al punto di vista genealogico. Sono quasi fratelli, cognati, cugini. E appunto per questo ci sono dei problemi. Di solito al primo re che muore c'è sempre un problema di successione. Perché tutte e due hanno un grande claim, non mi ricordo come si dice in italiano. Oddio, una rivendicazione al trono. E loro non si sanno decidere. E di solito si mandano mi minacce vicende, tipo dicendo: io sono il re di diritto. E l'altro dice: no, io sono il re di diritto. Si fanno guerra e poi dopo vince chi vince. Cose molto alla Game of Thrones. Difatti, questa parte qua ricorda molto parti tra Renly e Stannis. Però non voglio spoilerare nulla a nessuno. Se ho visto, sono ancora visto Game of Thrones. Quindi. Ok, Red Sven secondo, cioè no, Red Stank il primo, ci chiede di andare contro la Curonia. Sì, perché no? Tanto noi, anzi io, voglio conquistare anche un po' di zone. Perché noi abbiamo, ve l'avevo detto prima lì, che ci sono varie autorità e varie rivendicazioni. Le rivendicazioni più comuni sono quelle di diritto. Però noi che siamo in una certa regione, molto particolare, possiamo, visto che ci sono molti stati pagani, possiamo fare delle guerre, appunto, per. Oddio, dove sono le nostre leve? Torniamo qui. Ecco, possiamo fare delle guerre che servono. Come si possono dire? Non mi viene. Delle crociate, anzi, per conquistare queste terre qui. Abbiamo una rivendicazione gratuita per queste terre. Ah, i promessi possono sposarsi, sì. E possiamo di dichiarare guerra tranquillamente a queste terre piccole di religione pagana oppure di religione diversa. E andare lì abbiamo una rivendicazione gratuita. Innanzitutto, io volevo anche vedere un po' le città e le contee. Esistono tre tipi di città o di edifici. I castelli, le diocesi e le città. I castelli sono specializzate nel difendere determinate zone e di produrre unità. Le diocesi sono specializzate nel creare imposte e di creare una classe religiosa, vescovi, eccetera, eccetera, eccetera. Le città servono più che altro per creare commercio, oro, introiti. E per esempio, comunque noi possiamo fare più o meno tutto quello che vogliamo dappertutto, per esempio possiamo creare una caserma in una diocesi se vogliamo, in una città, oppure possiamo creare comunque dei mercati dentro
le caserme o dentro le diocesi, possiamo fare quello che vogliamo. Vediamo per esempio il castello di Rijkstedt, che è la nostra capitale, sì. No, Copenaghen in realtà, proprio se vogliamo essere corretti, è la nostra capitale, però no. Forse Ringsted, sì, è Ringsted perché è la nostra capitale di contea. E quindi, visto che la Selandia è la capitale del regno, Ringsted è la capitale. Noi possiamo migliorare e costruire determinati edifici. Possiamo migliorare questi quattro, sono delle mura, per esempio. Possiamo migliorare le mura. Costruire tipo una fortezza migliore nel castello, migliorare i campi di addestramento, le stalle, oppure possiamo costruire dei fossati, campo addestramento, eccetera, eccetera. Per esempio, io voglio, che ne so, voglio, che voglio fare? No, qui non voglio fare niente, voglio andare in una città, voglio migliorare le imposte. Ok, allora posso costruire un mercato cittadino che mi dà 2,50 di introiti mensili. Buono, sì, lo vado a costruire. E visto che voglio aumentare gli introiti, ne costruisco una banchina, perché così ho più galee, anche qui. Così, quando sarà terminata la costruzione, posso fare quello che voglio. Intanto, mando il nostro intendente a migliorare la costruzione, supervisionare la costruzione in Selandia, che così costruiranno questi edifici un po' più in fretta. E manderò il nostro capo delle spie, che mi ero dimenticato di farlo, a ricercare e scoprire tecnologie in altri paesi, più che altro rubare tecnologie. Di solito Bisanzio, Costantinopoli anzi, è la migliore città per rubare tecnologie perché è la più avanzata al gioco di partenza, dopo diventano le città italiane. Ah, qua ci stanno accadendo un po' di cose, lasciamo stare, va. E io, visto che, vediamo un po' come siamo messi in religione, visto che qui ci sono un po' di pagani, manderò il nostro cappellone di corte a convertire la popolazione e fare un po' di wololo. Poi dopo, visto che voglio addestrare un po' di unità, ne mando qui. E visto che voglio creare delle rivendicazioni in determinate regioni, vediamo un po' in Svezia. No, no, in Svezia non mi va tanto al momento. Dove vado a creare rivendicazioni? Non lo so. Va, facciamo che seminare dissenso, anzi no, migliorare le relazioni diplomatiche tra i nostri vassalli. Andiamo a Holstein, migliorare le relazioni diplomatiche tra i nostri vassalli, così saremo più amici. E così ho dato i compiti ai nostri piccoli consiglieri. Tanto c'è il nostro esercito che sta tornando a casa. Io voglio dichiarare guerra alla Pomerania e conquistare questa zona qui. E anche i Pruzzi, tutte queste zone qui un po' brutte, diciamo. E comunque, oh, il conte Bisnod di Lübeck ha fondato la fazione per l'indipendenza. Noi, se vogliamo, possiamo creare delle fazioni. Queste fazioni qui, ovviamente, servono più che altro per dire, io voglio fare una determinata cosa, chi vuole unirsi a me si unisce e poi dopo quando avremo una determinata forza faremo una determinata cosa. Per esempio, questo qua ha creato una fazione per l'indipendenza, tipo tutti quelli che vogliono essere dipendenti al re di Svezia alzino la mano e si uniscono a me. Così quando io dirò, ok, diamo inizio alla guerra di ribellione, alla guerra civile, tutti quelli che fanno parte della fazione si uniranno automaticamente a noi e non possono non accettare. E così praticamente se chiede crea una fazione del genere vuole l'indipendenza. E a me non sta tanto simpatico. Vediamo un po' il suo erede. Ha un anno solo il suo erede. Posso ammazzarlo. Io voglio ammazzarlo perché non è potentissimo. Però no, no, non l'ammazzo. Forse è meglio di no perché non ho nessuno che mi vuole aiutare. Però dobbiamo tenerlo d'occhio. Magari gli conferisco un titolo onorifico, che così lo faccio un po' felice. Lo faccio Senilscalzo. Anzi, il coppiere. Faccio il coppiere, o il gran cerimoniere. Coppiere, coppiere, coppiere. Facciamo coppiere, così è un po' più felice nei nostri confronti. E
E magari in futuro potrà pensare, ma forse è meglio che non faccio indipendenza, effettivamente il nostro Larus è abbastanza buono con noi. Ok, i nostri rinforzi di leva stanno andando abbastanza bene. Io, sta andando tutto ok. Possiamo anche, a proposito, non abbiamo parlato delle tecnologie. Più si va avanti al gioco, più si ricercheranno tecnologie. Noi, ovviamente, le tecnologie, più siamo avanti a una determinata tecnologia, più possiamo fare più cose. Per esempio, le tecnologie economiche servono nel costruire determinate infrastrutture oppure migliorare determinate pratiche. Quelle militari, ovviamente, nel costruire unità, oppure in battaglia per essere più efficienti. Quelle culturali, invece, appunto, nel convertire popolazioni oppure avere la popolazione più unita. Visto che possiamo anche specializzarci in determinate tecnologie, va più o meno avanti da solo, però possiamo specializzarci. Io voglio specializzarmi in tolleranza religiosa, perché noi siamo al nord, ci sono tanti pagani, e quindi è meglio avere un livello di tecnologico di tolleranza abbastanza elevato. Così se conquisteremo terre pagane, la popolazione difficilmente si rifarà delle ribellioni. Poi io voglio, non lo so, voglio fare macchine di assedio perché gli assedi sono abbastanza lunghi, voglio renderli più veloci. Oppure, sapete, voglio avere unità, costruire castelli più imponenti, allora vado di castelli più imponenti. Mio figlio devo assegnargli un tutore, che è colui che lo educherà nel corso della sua vita. E ovviamente prenderà le sue determinate caratteristiche. Vediamo, questo qua è coraggioso, è buono, è diligente, caritatevole ed è socievole. Ed è anche mio amico. Quindi, Abel, tu sarai il tutore di mio figlio. Ovviamente per i tutori bisogna scegliere persone che hanno determinate caratteristiche che, diciamo, erediteranno i figli poi dopo queste caratteristiche, appunto. Ok, ora stiamo un attimo qui calmi calmi, giriamoci i pollici e voglio conquistare la Livonia, perché è lì, è carina, mi va. Guerra santa per Livonia, sì. Chiamiamo i nostri alleati. No, l'impero bizantino non ci può aiutare, secondo me. Quindi mobilitiamo il nostro esercito perché è una guerra santa. Di solito le guerre sante sono buone perché possiamo creare. Abbiamo questo caso sbelli immediato. Però di solito, ok, si sono uniti la Svezia e la Norvegia. E comunque, questo caso sbelli è molto buono perché possiamo dichiarare guerra molto semplicemente. Però è un problema che di solito le fazioni, gli stati di quella determinata religione faranno fronte comune. Tipo, vedete, adesso sono in guerra con mezzo mondo pagano. Perché non gli sta bene questo. Infatti sto andando in Pomerania a fargli il culo. Perché stanno cercando di ostacolarmi, ovviamente non ce la fanno. E ho preso anche un prigioniero, molto bene. Potrò torturarlo. È molto buono, è molto buono. Ok. Mia nuora vuole uccidermi? Perché? C'è qua c'è qualcosa che mi puzza. Devo subito terminare il complotto. Ok, accettato. Maledetta, la mia nuora voleva uccidermi. Non so perché. Però ho visto, facendoti che sia matrimonio diplomatico, ho paura che la Norvegia magari vuole prendere controllo diretto sulla Danimarca. E appunto magari vuole uccidermi questa qui. E
Ed è la principessa di Norvegia. Sì, è norvegese lei. Bastarda! Oh, la Norvegia. Adesso gli farò il culo appena ho scoperto questa cosa qui. Non devo tanto fidarmi dei norvegesi. Stupidi vichinghi. Beh, io sono più vichingo di loro, ovviamente, però. Bastardi, visto hanno voluto fare sti matrimoni diplomatici per tener controllo sulla Danimarca. Li ammazzerò. Una a una. E comunque, molti di voi si stanno chiedendo, ma Larus, come si vince questo gioco? Questo gioco qui, in teoria, non abbiamo un obiettivo di vittoria. Diciamo che l'obiettivo di vittoria è abbastanza soggettivo, tipo, metti caso, il mio obiettivo è fondare l'impero scandinavo, oppure il mio obiettivo è, metti caso, portare il cristianesimo in tutto il mondo. Oppure il mio obiettivo può essere anche, che ne so, ammazzare i norvegesi. Però in teoria la nostra. Per capire più o meno se siamo andati bene o male, c'è il punteggio della dinastia, perché il nostro obiettivo è far fiorire la nostra dinastia. Ovviamente un obiettivo abbastanza strano, molto blando. Particolare ma abbastanza blando, perché secondo me alla fine uno non è che gliene freghi tanto la dinastia. Sì, a volte puoi creare delle cose allucinanti, tipo nella mia partita, la mia dinastia controllava. Io avevo fatto la Svezia, non la Danimarca, avevo controllato tutta questa zona qui. Tutta, non tutta, cioè io controllavo questa zona qui. Però la mia dinastia, tramite matrimoni diplomatici, avevo fatto sì che, tipo, c'era mio cognato che regnava qui, mio figlio che regnava qui, mio cugino che regnava qui, eccetera, eccetera. E più o meno, avendo ovviamente tutti questi punti qui, tutte queste persone qui, la nostra dinastia diventa sempre più grande e molto più importante. Dopo avergli dato un consiglio su una questione delicata, il cortigiano mi chiese di accettare un piccolo regalo d'oro come ringraziamento per il mio aiuto. Accetto con riluttanza, sì. Così posso ottenere il tratto caritatevole. Ovviamente posso ottenerlo, non è detto. Tanto la guerra santa per Curonia sta andando bene per loro. Adesso voglio conquistare la Livonia, Pomerania. Perché voglio controllare il Mar Baltico. Perché alla fine la Norvegia, Svezia e Danimarca, il loro obiettivo è controllare il Mar Baltico. Ok, una guerra è finita. Adesso manca. Ok. Tattico astuto, mio figlio. Bravo. Difatti ha 14 in marzialità, molto bene. I miei figli sono molto bravi nelle armi. Bene. I soldati, le leve ci sono sempre. E ok, andiamo a combattere contro i pagani. E c'è la Svezia che mi sta dando una mano. Brava Svezia. Mi sto fidando della Svezia. Di solito nelle altre partite la Svezia era sempre abbastanza cattiva con me. Ci cioè, mi ha sempre cercato di mettere i bastoni tra le ruote, però e la Norvegia invece ha sempre cercato di essermi alleata, qua al contrario. Bastardi norvegesi. Dopo li farò il culo. Però la Norvegia ha conquistato l'Islanda, poverina Islanda. L'Islanda è una delle fazioni più inutili, forse. E comunque, sta andando abbastanza bene la nostra guerra. E direi che io vi ho fatto vedere abbastanza di Crusaders Kings 2. Beh, ovviamente per questa puntata è tutto. Per il mio canale forse non apparirà mai più Crusaders Kings. Oppure sì, se vi è piaciuto potete dare un'occhiata alla demo su Steam. Oppure potete comprarlo. Oppure potete provarlo, craccarlo, fate quello che volete. Ovviamente io non vi consiglio nulla. Però secondo me Crusaders Kings è un gioco che merita. Io spero di avervi fatto vedere perché merita in questo video. Ovviamente sta a voi decidere se è un bel gioco o un brutto gioco. Se volete anche che in futuro io tratti questo canale, questo gioco sul mio canale, questo canale su questo gioco, minchia, il mio italiano si sta rompendo oggi. Basta che me lo dite. Io sono qui disponibile. E per questa puntata è tutto di Let's Try. Ci sentiamo alla prossima, gente, con un altro gioco. Dai, resto tutto. Ciao!